tutti. Oggi inauguriamo un nuovo ciclo di incontri che abbiamo chiamato Ricerca Oggi, con il quale vogliamo una volta al mese invitare un ricercatore, uno scienziato di diverse discipline. Infatti oggi abbiamo con noi Silvia Ferrara, che appunto è un'archeologa che adesso vi presenterò. Con questo ciclo di incontri vogliamo esplorare, indagare quelle che sono oggi delle frontiere della ricerca scientifica, quindi invitare ricercatori che fanno attività di ricerca all'interno delle università, dei laboratori di ricerca, e però portare questa ricerca appunto a un pubblico ampio, generico, quindi non solo di specialisti. E questa è un po' la vocazione, la missione di questa libreria, insomma, cercare di diffondere il più possibile la cultura scientifica all'interno della società, perché pensavo che sia una cosa molto, molto bella e molto importante. Inauguriamo questo ciclo di incontri con Silvia Ferrara, siamo molto contenti e ringraziamo per essere qui, archeologa dell'Università della Sapienza. Silvia è una delle tante menti costrette a fuggire all'estero, ma poi fortunatamente dopo 20 anni all'estero è riuscita a tornare. Si è laureata in Inghilterra all'University College di Londra, ha conseguito un dottorato con un lavoro di ricerca sul sistema di scrittura indecifrato di Cipro. È riuscita a rientrare in Italia grazie al programma intitolato a Rita Levi-Montalcini, appunto il rientro dei cervelli, che ha permesso, tramite ingenti finanziamenti che purtroppo oggi sono sempre meno per quanto riguarda l'università della ricerca, ha permesso ad alcuni giovani studiosi italiani all'estero di rientrare. Insegna alla Scuola di Superiori di Studi Avanzati della Sapienza e, oltre ad essere ricercatrice, insegna appunto sempre la Sapienza Civiltà e Gee. Inoltre ha pubblicato 2 libri con la Oxford University Press ed è in uscita un suo 3° libro sull'origine delle scritture antiche. Penso di aver detto tutto, io lascio la parola a Silvia Ferrara. Grazie mille. Grazie per avermi invitato. Mi scuserete, ma io non voglio usare il microfono, quindi lo spengo. Tanto non siamo tantissimi, quindi mi sentirete, se non mi sentite me lo dite. Grazie. Io ho già fatto danni tecnologici notevoli stasera. Non riuscivamo a far partire il PowerPoint. Grazie davvero tanto per avermi invitata. Sono onorata di essere la prima, spero di non deludere. E grazie a tutti voi di essere venuti. Ringrazio specialmente le mie studentesse prodighe nell'essere presenti con il loro solito entusiasmo. Io mi occupo di scritture indecifrate del secondo millennio a.C. da Cipro e Creta nello specifico. Però oggi parlerò del fenomeno della scrittura da un punto di vista multidisciplinare che toccherà da un lato l'archeologia e la linguistica, dall'altro l'antropologia, la sociologia e anche un sistema cognitivo di ricezione dei segni a livello visivo. Quindi entrerò anche nel dettaglio di cose abbastanza tecniche che sto studiando, quindi mi perdonerete se farò degli errori formali. Inizio con una citazione di Umberto Eco, che ci ha lasciato da poco, che ha definito la lettura come un'immortalità all'indietro. In realtà c'è un'altra faccia della medaglia, che è la scrittura, che ha un'immortalità in avanti, perché proietta il pensiero e le idee dell'uomo nel futuro senza distinzione di spazio e di tempo. E oggi parlerò della prima scrittura del Mediterraneo che nasce a Creta nel secondo millennio a.C. e vedremo come le prime scritture hanno dei pattern, hanno degli schemi che sono molto simili e ricorrono a prescindere dal tempo, a prescindere dalla geografia, a prescindere dal contesto sociale che crea. Le scritture sono un imprinting della natura. Le troviamo anche in un sistema naturale. Che cos'è questo? È l'alfabeto greco. È l'alfabeto romano. E su che cos'è stampato? Signora, mi sente? Ci scusiamo, ma se lei usasse il microfono noi potremmo, perché quando sentire meglio, spalle, è che devo, scusi. Delle spalle, beh, sì, tra l'altro io sono anche molto peripatetica, mi muovo un po'. Proviamo al massimo. Proviamo, dai. È acceso, grazie. Mi sentite meglio? Sì. Meglio così? Nessuno ha un'idea? È stampato
su delle ali di farfalle. L'alfabeto ha una sua facciata nel sistema naturale, nella natura. Questo artista svedese ha per 30 anni rintracciato i segni dell'alfabeto sulle ali delle farfalle e ha trovato anche il sistema numerale arabo. Una delle cose che a me interessa nello specifico è capire se la scrittura ha un'evoluzione. Quanta misura di creatività si rispecchia nella creazione dei sistemi di scrittura? Come si possono descrivere le forme dei sistemi di scrittura? E perché le scritture tutte hanno delle forme specifiche? Da dove vengono queste forme? Prima ho parlato di natura, ho parlato delle ali delle farfalle. In realtà c'è chi ha studiato dei pattern, degli schemi che sono ricorrenti in tutte le scritture del mondo, a prescindere dal tempo e a prescindere dalla geografia. Un gruppo di studiosi dell'Università di Caltech in California ha studiato, ha messo a punto un'analisi dei sistemi di scrittura sulla base di universali che troviamo ovunque in tutti i sistemi. E questi universali sono che ogni scrittura deve avere dei segni in contrasto che vengono proiettati nero su bianco sulla retina dell'occhio. Tutti. La percezione visiva presuppone che ogni segno debba avere dei contorni nitidi e ben chiari per essere recepito dall'occhio. Il repertorio deve essere limitato. Se avessimo un repertorio limitato, la nostra fallibilità a livello di memoria si troverebbe a dover combattere con l'ad infinitum di un numero di segni infiniti. Ogni segno, attraverso uno studio statistico in tutti i sistemi di scrittura del mondo, che siano non logografici, ok, quindi che siano lineari, ogni segno deve essere composto da una media di 3, di solito la mean average, la media è 3 segni, 3 segmenti, o un massimo di 4, non di più. Se sono più i segmenti, il segno non viene recepito bene dall'occhio umano. La posizione e la dimensione del segno sono assolutamente irrilevanti per essere recepiti dall'occhio. Quindi se usiamo un font diverso rispetto a un altro, riusciamo comunque a recepire il segno. La posizione, la topografia del segno è allo stesso modo irrilevante e possiamo usare il bold, il grassetto, il corsivo, assolutamente rilevante. Ciò che non è rilevante, ciò che è invece rilevante, è la rotazione. Se noi rotiamo un segno di più di 40 gradi sulla sua asse, quel segno cambia. E quindi lo recepiamo diversamente. Per l'alfabeto romano, se noi rotiamo di 90 gradi la L, diventa una B. Allo stesso modo la Z diventa una N, la C diventa una U. Quindi la rotazione è assolutamente rilevante per la costruzione del segno. E poi ogni segno deve essere deve avere un correlativo nel suono che viene rappresentato dal suo simbolo, altrimenti non è scrittura. Quindi questi sono gli universali presenti in ogni sistema di scrittura a prescindere dal tempo. Gli studiosi di Caltech hanno anche messo in luce, e questa è una cosa abbastanza complicata, che esiste una correlazione fra i segni e gli oggetti che troviamo normalmente in natura. Tutti i sistemi di scrittura avranno statisticamente dei segni di pochi segmenti che non sono altro che lo specchio dell'intersezione degli oggetti che noi troviamo nel mondo naturale. Se voi vi trovate a camminare per la strada, troverete delle intersezioni fra gli oggetti sovrapposti l'uno rispetto all'altro che formano delle T, che formano delle X, che formano delle L. Le intersezioni possibili nelle configurazioni di questi segni vanno ad essere meno frequenti secondo un pattern regolare che mette in luce un universale statistico in relazione a come i segmenti si intersecano l'uno con l'altro. È un concetto abbastanza difficile. Ci siete? Mi seguite? Quindi la T e la L saranno frequentissimi, ma una X con un segmento verticale sopra di essa molto meno.
perché non rispecchia le configurazioni che noi troviamo normalmente in natura. E questo vale per tutti i sistemi di scrittura. Attraverso un'analisi statistica di più di 100 sistemi di scrittura usati nel mondo. Se noi andiamo a vedere quello che succede nel secondo millennio a.C., dalla fine del terzo millennio fino alla fine del secondo millennio a.C., nell'area che mi interessa, che è il bacino del Mediterraneo, troviamo che vengono sviluppati un numero incredibile di sistemi di scrittura diversi. Quelli che a me interessano nello specifico sono i sistemi di scrittura che vengono dall'isola di Creta, il geroglifico cretese, e il cipro minoico. Il cipro minoico è un sistema di scrittura indecifrato di Cipro del secondo millennio a.C., di cui io non parlerò oggi, ho scritto due libri su questo, e ciò che a me interessa nello specifico è il geroglifico cretese, che è ancora anteriore rispetto al cipro minoico, perché nasce nel 2000 a.C., ne vedremo i dettagli a livello contestuale archeologico. Però, contestualmente a questa nascita, troviamo tutto l'Egeo, dalla penisola dell'Anatolia al bacino dell'est del Mediterraneo e l'Egitto, una florescenza di sistemi di scrittura diversi. Per darvi degli esempi, perché il visual aid è sempre molto più ricastico e vi fa ricordare le cose in maniera più chiara, il geroglifico cretese compare all'inizio su dei sigilli di pietra dura. Contestualmente, forse questo voi l'avete già visto, il disco di testo che nasce sull'isola di Creta ed è assolutamente un unicum, un sistema di scrittura, il primo sistema di scrittura stampato su un disco d'argilla nel palazzo di Festos, il prato palazziale, 2000 a.C., la datazione precisa non è ancora sotto controversia e dibattito, però è il primo testo stampato della storia della scrittura. C'è chi sostiene che questo è un falso, perché il contesto archeologico di ritrovamento è abbastanza vago. È stato trovato nel 1904 da un archeologo, Luigi Pernier, che ne ha scritto un report abbastanza vago. Questo mette in luce la possibilità che sia un falso, in realtà io non penso che lo sia, però sicuramente è un unicum, non esistono altri testi stampati con questo sistema di scrittura, sia a Creta che altrove. La lineare A, che nasce più o meno nello stesso periodo rispetto al geroglifico cretese, ed è molto più lineare, meno angolosa e meno logografica e ideografica di quanto non sia il geroglifico cretese nelle prime dettagli. Il cipro minoico, che è un sistema di scrittura fantastico perché sta a metà fra il cuneiforme del Medio Oriente e le lineari dell'Egeo. E la lineare B, che forse conoscete, che è stata decifrata nel 1953 da un architetto inglese che si chiama Michael Ventris. È il primo esempio di decifrazione senza l'uso di bilingui o trilingui. Conoscete sicuramente la stella di Rosetta, che è stata decifrata sulla base del greco, del demotico, che erano leggibili, e attraverso un'analisi attenta del geroglifico egiziano che stava inciso nella parte superiore della stella è stato decifrato. Quindi abbiamo, in realtà è un bilingue trigrafico, perché il demotico e l'egiziano sono la stessa lingua. Quindi è il primo esempio di decifrazione interna senza l'uso di bilingui, totale, fantastica, interna decrittologia. Nel primo millennio a.C., nel contesto che studio io, è stato ovviamente sviluppato anche l'alfabeto greco, ma anche altri sistemi di scrittura, come il sillabario cipriota classico, che anch'esso è stato decifrato ed è molto simile alla lineare B che è stata decifrata. Altri sistemi di scrittura, come l'etiocretese e l'etiocipriota del primo millennio a.C., sia da Creta che da Cipro, sono leggibili perché usano dei sistemi di scrittura conosciuti. L'etiocretese usa l'alfabeto e l'etiocipriota usa il sistema sillabario cipriota classico, quindi sono leggibili, ma un po' come l'etrusco, che è leggibile, non si riesce a riconoscere o ricostruire la morfologia della lingua. A me interessano quelle
che sono illeggibili, la cui lingua è assolutamente sconosciuta. Il disco di Festo, come ho già detto, essendo un unicum, non è decifrabile. Abbiamo 244 segni distinti, è assolutamente impossibile applicare un sistema di decrittologia interna. Per quello che riguarda la linea RA abbiamo abbastanza testi. Un po' di morfologia della linea RA, ricostruzione della lingua è possibile. Ci proviamo anche X sunt leones, assolutamente tabula rasa in relazione alla possibilità di riuscire a identificare la lingua. Ma quello che mi interessa nello specifico è questo sistema di scrittura, il primo dell'Europa, il geroglifico cretese, che è stato studiato veramente poco. Cosa significa inventare una scrittura? Fino agli anni 60 l'idea prevalente era che la scrittura fosse stata inventata una volta sola nel contesto mesopotamico con la creazione del cuneiforme nel 4000 a.C. e che da lì si fosse irradiata per processo di diffusione tutta la traiettoria di distribuzione di altri sistemi di scrittura che su processo emulativo ricopiavano il template, lo schema del cuneiforme, lo variavano e lo applicavano a lingue diverse in contesti geografici diversi. La situazione è molto cambiata da allora. Sono state messe in luce negli ultimi 40 anni tre insieme al mesopotamico, alcuni fondi nero del 4000 a.C. in Mesopotamia, tre altre invenzioni indipendenti. Quindi il processo di diffusione per questi contesti di creazione non funziona, sono assolutamente creazioni di sistemi di scrittura autonomi. Una è quasi contemporanea al cuneiforme, ed è il geroglifico egiziano, un'altra è quello cinese, alla fine del secondo millennio a.C. e nel primo millennio avanti Cristo, nel contesto mesoamericano dell'Olmec e Piolmec, un sistema proto-maya, di cui parleremo abbastanza in dettaglio, perché è interessante. In realtà parleremo in dettaglio un po' di tutti i quattro sistemi, questi quattro sistemi di scrittura, per applicarlo al nostro contesto, per applicarli al nostro contesto leggero. Quattro invenzioni totalmente indipendenti. Queste invenzioni, e questa è una cosa che siamo talmente strettari nella nostra analisi disciplinare legata ai nostri settori, ai nostri interessi, che non vediamo dei fil rouge che si applicano ai differenti sistemi di scrittura. In realtà questi quattro sistemi di scrittura hanno degli schemi che sono assolutamente identici. Sono tutti, potremmo dire, altamente iconografici. Cioè l'iconicità è un elemento portante. In altre parole, ogni segno, a differenza dei segni lineari con pochi segmenti, ogni segno ha un referente riconoscibile in oggetti, parti del corpo, strumenti, categorie, posture del corpo. L'iconicità implica che ogni segno sia riconoscibile nel suo referente. Il simbolo è chiaro, che poi il simbolo in realtà abbia un altro significato, è un elemento che va discusso. Tutti questi sistemi di scrittura, un pochino con l'eccezione del geroglifico egiziano che ha una componente consonantica abbastanza forte, però anche lì c'è ci sono le macro-selezioni, è una situazione complicata. Comunque, ve la faccio semplice. Quasi tutti questi sistemi di scrittura hanno una forte componente sillabica. Ogni segno rappresenta una sillaba. Il segno è iconico, ma rappresenta una sillaba. Il suono che lo traduce è una sillaba. Iniziano tutti, come ci aspetteremo, con una sintassi, il livello di grammaticalizzazione è molto limitato. C'è poca morfologia, c'è poca sintassi, i testi sono molto brevi. E hanno tutti uno sviluppo graduale. Non c'è un'invenzione repentina. Quindi questi quattro sistemi di scrittura hanno dei fil rouge che li mettono in luce nelle loro similarità, ma quello che non è stata molto messa in luce dalla
dagli studi. Ma come nasce una scrittura a livello proprio meccanico e cognitivo? Beh, queste scritture sono tutte altamente iconiche, quindi il segno nasce da un disegno. È sempre così, è vero. Su questo dobbiamo essere abbastanza banali. Lo step successivo è quello cognitivamente più interessante, perché dal disegno si arriva al nome per ciò che viene disegnato. E questa è una traslazione totalmente linguistica. Il segno diventa una parola. Se noi disegniamo un occhio, lo possiamo vedere come occhio, ma se dobbiamo pronunciare il suo nome, dobbiamo usare una lingua. E questa lingua può essere qualunque. Diventa un logogramma. Il logogramma è un segno che registra un morfema, cioè una parola, qualunque essa sia. Occhio, eye in inglese, mati in greco moderno. Usiamo l'inglese come nostro strumento cognitivo di analisi. La mente umana inizia a giocare nel processo di invenzione di una scrittura. E inizia a traslare a livello semantico, cioè legato al significato del segno, per cui da occhio arriviamo all'idea di vedere, di guardare e di controllare. Traslazione del significato, del segno stesso. Per disambiguare tra l'idea di occhio e l'idea di vedere, molti sistemi di scrittura, praticamente tutti, l'egiziano anche, lo fa molto meno per esempio del sumero, ma lo fa anche l'egiziano, lo fa il maya, lo fa il cinese, usano dei segni che vengono utilizzati per disambiguare, cioè per dare la categoria. Stiamo parlando dell'oggetto occhio, cioè della parte del corpo occhio, o stiamo parlando del verbo? Il determinativo viene introdotto per non confondere un uso da un altro. E quindi viene introdotto per evidenziare la categoria della parola, cui la parola che io voglio trascrivere viene applicata. Quindi, per esempio, se io voglio definire un abitante di una città o distinguerlo dalla città stessa, userò il logogramma per quella città, ma metterò il determinativo dell'essere umano o della città per disambiguare. Ok? Come dire Roma romano. È solo che c'è la categoria del cittadino e la categoria della città. Quindi è un logogramma che viene usato come categoria classificazione semantica legata al significato. E poi la mente umana, e questo succede in tutte le scritture, inizia veramente a giocare e usare la creatività. Perché l'idea del disegno dell'occhio ha un omofono. I in inglese è I, come pronome personale, prima persona. Possiamo estendere il significato del logogramma a un'altra cosa, a un'altra categoria morfologica, a un'altra parte della lingua. E possiamo iniziare ad utilizzarla attraverso il principio del rebus, che non è altro che un gioco di parole, che sono omofoniche, suonano nella stessa maniera, per accrescere le nostre categorie semantiche. Fantastico. Lo usiamo ogni giorno. E poi tutti i sistemi di scrittura, per arrivare ai suoni più piccoli della lingua, usano il principio profonico. Cioè usano l'inizio della parola, l'inizio del suono di quella parola. Se io voglio dire tavolo, posso usare la sillaba ta attraverso l'uso del logogramma di tavolo, ma uso la sillaba ta, che poi userò anche per un'altra parola che inizia con ta, come tapino. Okay? Quindi così di nuovo viene esteso da un punto di vista fonologico, cioè da un punto di vista di suoni, nelle nostre categorie, tutto lo schema legato alla registrazione e alla notazione della lingua. È incredibile, sofisticatissimo sistema e meccanismo che viene messo in atto da tutte le prime scritture indiscriminatamente. È uno schema abbastanza rigido, però è creativo allo stesso tempo.
ci sono le linee d'ombra, come in tutte le cose. Io rigidamente ho creato questo, ma qui tra il disegno e il nome del disegno c'è una categoria che è totalmente metalinguistica. Io posso usare questi segni per individuare delle cose, delle azioni che per voi sono assolutamente riconoscibili, chiare, nette, ma lo posso, le devo esprimere attraverso molta verbalizzazione per spiegarle. Eppure sono dei segni metalinguistici. Posso parlare di toilette in qualunque lingua usando il concetto di toilette. Sono ideogrammi, diversi dal logogramma. Il logogramma è assolutamente attaccato alla lingua. Matti, occhio, ai. Questi segni invece devono essere verbalizzati, ma possono essere verbalizzati in qualunque lingua, a parte stop, che vabbè, scrittura, vabbè, me l'ha passata. Ci siamo, c'è una shadow line, c'è una linea d'ombra fra disegno e logogramma, che è l'ideogramma. Sull'ideogramma sono stati versati, bisognerebbe scrivere una monografia sull'ideogramma, sono stati versati litri e litri di inchiostro, eppure è una categoria vaga. C'è chi sostiene che non è scrittura. C'è ancora controversia rispetto all'idea che questa non sia scrittura. C'è chi la chiama semasiografia con termini. Come? Dica. Visual communication. Sì, cioè, è stata iconic literacy, è un altro termine che viene molto usato per definire questo. In realtà sono ideogrammi. Nel contesto mesopotamico, poverino, è stato disegnato come Flintstone, ma in realtà erano assolutamente sofisticati gli scrivi mesopotamici. Vediamo l'inizio dell'elemento logografico dal disegno al logogramma, da step 1 a step 2, trapassando quello ideografico. E vediamo la testa di un uomo, si chiamava Sag, con il pittogramma, chiaramente il pittogramma, sono due pittogrammi insieme, quindi la testa Sag con il pane vicino viene usato in funzione logografica per esprimere il concetto di mangiare. Questo testo ovviamente veniva letto in sumerico e quindi già siamo di fronte a un logogramma e non a un ideogramma legato alla lingua. Quindi assolutamente sofisticato. E questi sono i primi segni che sono pittografici ma usati in funzione logografica che troviamo nei testi in sumerico, primi testi in sumerico alla fine del quarto millennio avanti Cristo. Il sistema Maya è ancora più sofisticato nell'uso del logogramma. Perché per rendere il concetto di ciò che è stato scritto e permettere a chi lo leggeva di leggere in maniera corretta, applica dei componenti fonetici. Balam vuol dire giaguaro, splendido pittogramma del giaguaro, a cui vengono attaccati dei segni che sono sillabici per rendere più chiaro, per rinforzare il concetto di Balam, di Jawaro. Quindi l'ideogramma in funzione logografica, un logogramma vero e proprio, viene associato a delle sillabe che vengono attaccate a quel logogramma per far sì che la lettura fosse corretta. Con una variazione, queste sono le possibilità in cui il Jawaro poteva essere trascritto nei monumenti Maya nel primo secolo. Il vero, guardate bene quel rebus e vediamo se riuscite a decifrarlo. La vera cosa cognitivamente sorprendente è questo gioco di omofonie legato al principio del rebus. E vediamo un esempio: I can see you, you è una pecora. Io ti posso vedere, I can see you. L'ho messo in inglese perché mi suonava meglio ed è più chiaro.
almeno per me, quindi possiamo usare attraverso omofonia dei logogrammi, dei morfemi che sono omofoni, che hanno un significato diverso, anche il silio, ma lo riusciamo a leggere in maniera cognitivamente assolutamente semplice, e lo facciamo tutti i giorni. Scuserete il mio francese, non si deve parlarci, spero di non offendermi, ma lo facciamo tutti i giorni. Quando usiamo WhatsApp, noi usiamo il principio del deus. E non ci rendiamo nemmeno conto di farlo. È un attimo però, è tutto rebus quello, guardate bene, c'è un po' di rebus e un po' di... Perché se io dico mi fai venire il alle ginocchia, sto usando il rebus per le ginocchia, perché uso gli occhi all'interno di quel morfema, ma il latte non c'è nessun rebus, sto usando il logogramma. Ci siamo? Allo stesso modo, non rompere, sto usando un rebus, ma poi no. Avete risolto? Il rebus della parola enigmistica del 1976, chi è riuscito? Nessuno? Scope? Le uova sono? Chiare? Coperchiare? Le uova sono unte? Scoperchiare un te, non siete bravissimi. No, lo usiamo ogni giorno, usiamo il rebus ogni giorno, a prescindere dal fatto che facciamo la settimana linguistica o no. Almeno noi giovani usiamo il rebus con WhatsApp molto spesso. Incredibile che lo facessero anche noi 4000 anticristi. Il logogramma sumerico per la freccia è omofono col concetto di vita till. Non solo, e vedete la sillaba scritta in accadico. L'accadico deriva dal sumerico, dal sistema cuneiforme, usa il sistema cuneiforme. È omofono atil, che significava vita, e quindi veniva usato attraverso il principio di rebus perché suona nella stessa maniera, e veniva pure trasposto alla sillaba ti. Quindi riusciamo a ricostruire tutte le possibili combinazioni a livello sillabico per registrare tutti i suoni attraverso una meccanica assolutamente lineare che parte dal disegno. Incredibile. Tutti i sistemi di scrittura funzionano così. I primi funzionano tutti così. In realtà anche l'alfabeto acrofonico. Quindi anche la riproduzione del suono viene fuori da queste associazioni. Certo, certo, assolutamente. E così che si arriva al suono T. Fantastico. Viva l'entusiasmo. E in Egitto, alla fine del 4000 avanti Cristo, la rondine, il logogramma della rondine, vrr, veniva usato anche per una parola omofoba. Cosa omofoba? Omofona. L'aggettivo grande è l'occhio di Horus. Veniva usato per il concetto di fare, perché suonano nella stessa maniera in egiziano. E i Maya? Pakal, il re di Palenque nello Yucatan, nel 600 d.C., il suono Pakal in Maya significa scudo e diventa il suo emblema. Incredibile come tutto questo si applichi molto probabilmente anche ai sistemi decifrati. Ma vedremo. Quindi tutti i sistemi di scrittura primi usano il rebus. Tutti sono assolutamente iconici. Il geroglifico cinese, il geroglifico egiziano, pure il geroglifico anatolico che convive con l'itita cuneiforme, prende il sistema di scrittura alcune forme della Mesopotamia, è altamente iconico. L'asino che vedete lì è Ta, che significa anche tre, ma significa Ta, ed è l'asino. Funzionano tutti nella stessa maniera. E molto probabilmente tutti i sistemi di scrittura geroglifici che nascono dalle immagini sono prime invenzioni.
sono invenzioni ex novo, non dipendenti da uno schema di origine. Geroglifico anatolico lo è sicuramente, non è stato inserito nel novero delle nuove invenzioni perché c'era già un sistema di scrittura che conviveva nello stesso contesto, nella penisola anatolica e nello stesso periodo. Quindi non viene visto come una nuova scrittura. Un attimo, poi parleremo del concetto di invenzione. Non è una nuova scrittura, è una creazione ex novo. E arriviamo a Creta. Il sistema geroglifico cretese è un sistema di scrittura che ha delle caratteristiche che molto probabilmente ci riporteranno a queste prime invenzioni, ma ne parleremo in dettaglio dopo aver visto come il cervello percepisce tutto questo. Quando il cervello percepisce il segno, lo percepisce in maniera sistemica per quello che riguarda come dire, un meccanismo neuronale, ma è stato messo in luce negli ultimi anni, questa è una nuova ricerca da Stanislav Dehaene, uno psicologo cognitivo francese, è stata messa in luce una zona particolare, la cosiddetta, quella che lui chiama la visual world form area, che è stata definita da lui anche the brain's letterbox, dove c'è un imprinting neuronale atto funzionale nello specifico alla lettura dei segni, alla comprensione delle parole, nella zona occipitale ventrale sinistra del cervello. È abbastanza controverso il suo studio. Quello che lui sostiene in breve è che nell'evoluzione dall'inizio della scrittura del cervello umano, l'area atta, l'area incline alla ricezione, al riconoscimento degli oggetti, viene riutilizzata dal cervello per percepire il segno. E lui definisce questa nuova teoria la neuronal recycling theory, cioè la parte del cervello che era originariamente portata a ricevere l'input quando la percezione dell'occhio colpiva un oggetto viene riutilizzata dal cervello per percepire le parole quando vengono lette. Ed è una teoria assolutamente rivoluzionaria perché prima si pensava che in realtà fosse coinvolta grande parte del cervello nella lettura. In realtà nei problemi di dislessia e anche di afasia, quest'area quella delle coltività provoca grandi danni, quindi studi abbastanza complessi su questa iperspecializzazione di quest'area legata alla ricezione, alla comprensione del segno. La cosa stranissima è che tutti i sistemi di scrittura primi, quelli molto legati all'iconicità, quelli che avete già visto, usano sempre le stesse categorie, vengono registrati come logogrammi sempre le stesse categorie. Sono oggetti, parti del corpo, posture del corpo, strumenti, cose. L'unico sistema di scrittura che registra, che usa delle facce per notare delle sillabe, è quello male. È una cosa particolare il fatto che la faccia sia così poco rappresentata, anche gli spazi sono poco rappresentati nelle prime scritture. E chi ha studiato i meccanismi neuronali di ricezione del segno ha messo in luce il fatto che molto probabilmente questo è legato al fatto che le facce vengono recepite dal cervello molto più dalla parte, dall'emisfero destro del cervello, lontano dall'elaborazione della comprensione linguistica che è sita nell'altro emisfero, nel sinistro. E quindi le facce sono sottorappresentate perché il cervello le recepisce da una parte diversa, da un emisfero diverso, scollegato in parte alla lingua.
c'è un pattern neurologico anche nel perché i segni che vengono trovati nelle prime scritture sono mutatis mutandis, sempre gli stessi. Questo non spiega le nuove invenzioni, come questi ideogrammi sublinguistici, come gli emoticon, dove la faccia è iperrappresentata. E quindi c'è un strano paradosso in questo. Torniamo a Creta e allo sviluppo del primo sistema di scrittura. Siamo intorno al 2000 a.C. Il sistema di scrittura, il primo sistema di scrittura geroglifico che troviamo a Creta, non è legato a un contesto palazziale, è legato a livello archeologico a un contesto di necropoli. Troviamo dei sigilli di osso che sono depositati nella più grande necropoli cretese del periodo, del 2000 a.C., ad Arkhangelskoli, non lontano dal palazzo di Cnosso, ma i primi ritrovamenti di questo sistema di scrittura non sono legati all'incipit, all'emergere del palazzo. E ripetono tutti la stessa formula. C'è un sistema di ripetizione. Questa formula è stata connessa alla lineare A, che è il sistema che deriva dal geroglifico cretese, e ha una grandissima continuità nel contesto cretese. Viene usata per più di 400 anni in contesto molto probabilmente rituale, quindi c'è un imprinting, direi, rituale e religioso legato alle prime stanze, alla prima attestazione di scrittura su questi sigilli, che uno di questi è molto più grande degli altri, diverso, che è bucato a livello longitudinale, quindi veniva portato ovviamente da qualche autorità, da qualche elite di alto rango inserita nel contesto cretese. La stragrande maggioranza dei testi in geroglifico cretese è di 150 anni dopo ed è depositata nei grandi palazzi, depositata in archivi, dove viene rendicontata l'amministrazione interna dei palazzi. Gran parte dei testi in geroglifico cretese sono su questi documenti di argilla che registrano entrate ed uscite relative all'economia interna del palazzo. Quindi vediamo un sistema numerale ben sviluppato insieme a queste entries, a queste attestazioni di mini sintassi, pochissime parole, registrate su questi testi di argilla. Abbiamo solo una tavoletta, cosa stranissima, c'è solo una tavoletta d'argilla, le altre sono queste lamine, barre, medaglioni e coni e noduli che vengono incisi con pochissimi segni, però ci sono i numeri di cui parleremo. Il sistema di scrittura ha una novantina di segni, arriva quasi a 100. Questo ci dà un range del possibile rapporto di cui parlavamo prima tra segno e suono. Con un range così basso, da 1 a 96, si può parlare di un sillabario. E si parla di un sillabario. La lineare A è un sillabario, la lineare B è un sillabario. E sono molto simili l'uno all'altro, anche per quello che riguarda la morfologia, la forma, l'apparire dei segni. Un sillabario perché dobbiamo registrare non un sistema fonetico alfabetico che ha un massimo di 25-26 segni e non un sistema ideografico in cui ogni segno rappresenta una parola, limitato. C'è un numero ben limitato di segni e quindi questo mette in luce un possibile sillabario. Con un sistema di logogrammi abbastanza limitato che prendono lo spunto dai sillabari, quindi c'è una corrispondenza nella morfologia dei sillabogrammi che viene ripetuta anche nell'uso dei logogrammi. Sono uguali, ma sono logogrammi. E lo capiamo contestualmente che sono logogrammi. I segni per i numeri sono assolutamente gli etnogrammi che vedete nella slide, sono assolutamente basi, semplicissimi. Non hanno nessun tipo di corrispondenza con altri sistemi di scrittura. In realtà tutto il repertorio grafico del geroglifico cretese non ha corrispondenza con altri sistemi di scrittura usati in quel periodo. Eppure
Nel 1900, le mie studentesse stanno annuendo, Sir Arthur Evans, che era il curatore della Shemoyne Museum di Oxford, va a scavare il sito di Cnosso. Sulla base di alcuni sigilli che gli erano stati regalati e che poi comprò nel mercato delle antichità, perché era convinto che degli oggetti così sofisticati nella loro manifattura non potevano non essere parte di un sistema sociale molto più complesso. Andò a scavare il sito di Cnosso e trovò i primi testi di geometria cretese, poi quelli di lineare A e di lineare B, e fu lui a classificare, a dare questi nomi a questi sistemi di scrittura diversi. La sua idea, ovviamente, lo dice già il nome, che il geroglifico cretese avesse un imprinting egiziano, venisse dall'egiziano. In realtà un'analisi attenta della paleografia, cioè dei segni del geroglifico cretese, mette in luce il fatto che non c'è assolutamente nessuna corrispondenza. Il sistema grafico è completamente diverso. È iconico avere referenti nel mondo naturale, negli oggetti, nelle posture, nelle parti del corpo. C'è l'occhio, c'è la mano, c'è il piede, c'è la gamba, però non ha nessuna corrispondenza grafica o nessuna origine nel geroglifico egiziano. Eppure questa idea perdura, che il geroglifico cretese, un po' perché cronologicamente si situa dopo il geroglifico egiziano, un po' perché Creta è abbastanza vicino all'Egitto, doveva aver subito l'imprinting, l'influenza per il processo emulativo dal geroglifico egiziano. Quindi questa idea è ancora abbastanza vigente, abbastanza accreditata. Tanto più che nel contesto di Arcanes Furni, del primo cimitero che ha messo in luce i primi testi, troviamo degli scarabei che probabilmente sono egiziani. Alcuni di essi imitano gli scarabei egiziani, non solo imitano gli scarabei egiziani, ma imitano anche la scrittura egiziana. Chiunque fosse sepolto nel cimitero del Arcanes Furni gioca un po' con gli oggetti che vengono dall'Egitto, un po' con gli oggetti che vengono creati in sito. C'è una dinamica assolutamente attiva, c'è dell'emulazione, sicuramente per quello che riguarda gli scarabecci, e sicuramente i cretesi del Prato Palazziale dell'inizio del secondo millennio a.C. avevano visto il geroglifico egiziano, erano stati esposti a una cultura preletterale, sicuramente. C'è chi sostiene ancora oggi che ci sia una grande distinzione fra gli oggetti iscritti sui sigilli in geroglifico cretese e quelli invece iscritti su documenti amministrativi in argilla. Documenti amministrativi in argilla nascono per registrare delle parole, registrano anche dei numerali, sono delle chiare transazioni che dovevano essere lette, ma le iscrizioni, i segni applicati sui sigilli di pietra probabilmente non sono scrittura. C'è chi sostiene che si tratti di una scrittura ornamentale. Moltissime di queste attestazioni, di segni di geroglifico cretese applicati sui sigilli sono ripetitive, sono delle formule che vengono ripetute a tranza e non hanno corrispondenza sulle attestazioni scritte nei testi amministrativi in argilla. È come se ci fossero due lingue diverse, iscritte su una tipologia di oggetto rispetto ad un'altra. E c'è chi sostiene che quelle iscritte sui sigilli non siano altro che una scrittura altamente ornamentale, che però non abbia una corrispondenza nella registrazione, nella nota della lingua, nella notazione della lingua. I sigilli in geroglifico cretese sono assolutamente strani in questa ripetitività. Eppure c'è un'altissima variazione a livello, direi, estetico, nel registrare le stesse cose. Qui viene registrata la stessa formula di due segni, eppure con un sacco di elementi che sono stati definiti decorativi che vanno a riempire quasi per arrotacqui la superficie sui sigilli. È scrittura questa. In realtà c'è chi sostiene, e io sono assolutamente d'accordo, una delle teorie che ho sposato,
che in realtà questa formula non esista. Questi due segni, l'occhio e questo che sembra un sigillo, che in realtà siano due segni separati. Se voi guardate bene, ci sono tutti questi elementi decorativi che vanno a distinguere l'uno dall'altro, li vanno a separare. È come se stessimo guardando dei segni diversi. Come si fa a leggere i testi, le attestazioni, le iscrizioni impresse su questi sigilli? Quelle impresse sull'argilla sono abbastanza facili da leggere. Ogni rigo ha una serie di una sequenza con un numerale che segue. Qui invece lo spazio viene usato in maniera assolutamente fantasiosa. Ci sono segni che vengono ruotati di 90 gradi rispetto ad altri, lo vedete? Non c'è linearità nell'arrangement, nel display di questi segni. Il geroglifico cartese ci aiuta perché mette una X per indicare la direzione di lettura. La X denota l'inizio della lettura, che può essere destro rossa, sinistro rossa, non è importante. Però per alcuni sigilli qui come si fa a leggere? È assolutamente complesso. Questa X, e questa è una cosa che non è stata studiata, l'ho lasciata abbastanza stereotipata. Questa X si trova anche su dei sigilli a una faccia sola, non sono dei prismi con tante facce, ma a una faccia sola. Troviamo la X su questi emblemi, su questi simboli che fanno parte del repertorio dei sillabogrammi del geroglifico cretese, ma c'è la X, non c'è assolutamente nessun bisogno di avere una X su un segno solo, perché è iconografico. Eppure la X che cosa sta a fare lì? La X non sta altro a fare che a rinforzare l'idea che questi segni debbano essere letti e che molto probabilmente sono dei logogrammi. Iniziamo a vedere come anche una lingua indecifrata, un sistema di scrittura indecifrato con una lingua irriconoscibile, come il geroglifico cretese, usa delle regole, degli indici che ci possono aiutare nella lettura. Dobbiamo solo decostruire ogni segno nel contesto in cui viene trovato. Perché molto probabilmente, questo segno con tutte queste X intorno deve essere letto da solo. E quindi non fa parte della formula con questo segno e l'occhio. Allo stesso modo questo segno rotato di 90 gradi, che cosa sta a significare rispetto a questi due che peraltro sono separati, vedete? È parte di una sequenza oppure è un determinativo? Troviamo questo segno in posizione da determinativo in un sacco di sequenze ed è rotato come a voler enfaticamente denotare una funzione diversa rispetto a ciò che segue. Esattamente come nel geroglifico egiziano, esattamente come nel maya, esattamente come nel sumerico. Però invece trovate, quindi io queste cose non ve le posso provare. Come non vi posso provare che la funzionalità del geroglifico cretese non fosse totalmente relegata all'amministrazione palazziale? L'amministrazione palazziale fagocita la funzionalità e la finalità del sistema di scrittura cretese, del geroglifico cretese. Eppure le prime attestazioni di questo sistema di scrittura sono su sigilli. I sigilli sono degli oggetti in 3D, non hanno nulla a che vedere con la rendicontazione, almeno non come oggetti che vengono portati enfaticamente da qualcuno che doveva manifestare la sua autorità a livello di elite. Venivano utilizzati anche per stampare e quindi rendicontare transazioni interne. Ci sono alcuni oggetti come questi che vengono stampati dal sigillo e sono parte del grande sistema burocratico. Però la scrittura nasce sui sigilli, la scrittura nasce a livello simbolico. Eppure questa grande ombra che viene gettata sulla finalità amministrativa e burocratica del sistema geroglifico cretese è pervasiva e molto probabilmente ha a che fare con l'ombra longa gettata dalla maxi finalità
del contesto mesopotamico, che è tutto amministrativo. La scrittura in Mesopotamia nasce per finalità amministrative, per rendicontare il fatto uscito, dare razioni, l'abbiamo visto, mangiare. Il geroglifico cretese probabilmente ha un'origine, uno scopo molto più articolato. È vero però che per rintracciare e regolare tutte le transazioni legate al grande palazzo cretese, la scrittura veniva utilizzata in maniera molto pervasiva. Quindi il geroglifico cretese magari non è una scrittura nuova in toto. Il geroglifico egiziano aveva il suo peso nella creazione del geroglifico cretese, però a livello di iconicità, di struttura sillabica, di sintassi limitata, di sviluppo graduale dei sigilli non iscritti e puramente iconografici, funziona esattamente come un sistema di scrittura morta. Il processo cognitivo legato alla creazione del sistema geroglifico cretese è nuovo. Tutti questi ingredienti mettono in luce il fatto che il geroglifico egiziano poteva essere stato visto, ma non è stato utilizzato come template, come schema di riferimento per la creazione di un sistema di scrittura totalmente nuovo. Per quello che riguarda... Sto andando fuori tempo? Un pochino. Per quello che riguarda le scritture secondarie, funzionano con un po' più di creatività rispetto alle scritture primarie, ma anche lì troviamo dei pattern regolari, degli schemi che si ripetono. L'iconicità va a diminuire sempre di più. Si arriva a schematismo progressivo. Vengono ridotti i numeri dei segmenti per ogni segno, vengono anche ridotti i repertori dei segni, non abbiamo più bisogno di un sistema iperlogografico. Però la sintassi aumenta, a livello morfologico c'è un'espansione per quello che riguarda la notazione della lingua, e molto spesso, ma non sempre, i sistemi di scrittura secondari nascono perché c'è un cambiamento linguistico. La lingua cambia, viene creato un sistema di scrittura nuovo per adattare alla nuova lingua. Non è sempre così, è sicuramente il caso della linea B che viene dalla linea A, e il caso del cipollino che anch'esso viene dalla linea A, ma sono due sistemi di scrittura diversi, anche se si somigliano abbastanza. Quindi anche qui ci sono dei pattern regolari, ma la cosa più regolare è che quando un sistema secondario viene creato, viene ricreato, ha sempre uno schema fonologico sillabico. E questo è molto legato a come la lingua funziona, all'origine del discorso, all'origine dell'articolazione della lingua. Uno psicologo, Neil McNeiler, uno psicologo cognitivo, ha messo in luce come in noi si ha insito il concetto di protosillaba. Quando acquisiamo la lingua iniziamo a fare bubbling, e facciamo bubbling tutti nella stessa maniera, a prescindere dalla lingua che finiremo col parlare, e sono tutte sillabe con un pattern identico, consonante più vocale, e vengono usate sempre le stesse consonanti, i modi segmentati sono sempre gli stessi. Non diremo mai fa 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 va 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 va, quando siamo dei toddler, quando impariamo a parlare, non diremo mamma 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 va 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 va. Labiali, plosive e nasali in primis. E lo faremo replicando. È una cosa che arrivino a farlo anche i primati. È quello che è stato definito il primate call, cioè il primate per attirare l'attenzione articola in una maniera molto simile. È incredibile che questo si applica anche ai sistemi di scrittura più recenti, creati in contesto di semi-alfabetizzazione. Sia nel contesto Cherokee in America che in Africa, nel XIX secolo,
sono stati creati due sistemi di scrittura sul printing dell'alfabeto, ma fino a un certo punto, da due creatori che non erano pienamente letterati, non sapevano leggere l'alfabeto. E riapplicano i segni dell'alfabeto variandoli a un sistema sillabico, creano la sillaba. I sistemi nuovi di scrittura, delle scritture inventate in tempi recenti in contesto segno analfabeta, sono tutte sillabe, la protosillaba è sempre lì. E allora cosa vuol dire inventare una scrittura? Per inventare una scrittura dobbiamo analizzare degli schemi legati al fenomeno di creazione e vediamo che per le prime scritture ci sono dei pattern universali, ci sono degli schemi che si ripetono in maniera costante. E questo è legato al fatto che il nostro cervello ha delle costrizioni che ci impediscono a livello evolutivo di poter spaziare al di fuori di questo meccanismo di creazione. Però quando si parla di invenzione ex novo dobbiamo sempre contestualizzare l'idea delle quattro invenzioni in Mesopotamia, in Cina, in Mesoamerica e in Egitto forse sono un po' limitate. Bisognerebbe espandere il concetto di creazione anche in altri contesti che potevano essere stati esposti a culture già preletterate, ma in cui il processo cognitivo di creazione della scrittura è assolutamente autonomo. Quindi abbiamo un numero chiuso per le invenzioni della scrittura? Probabilmente no. E bisogna sempre spiegare perché il sistema di scrittura, i primi sistemi di scrittura, mantengono queste iconicità. Molti sistemi di scrittura sono altamente iconici, la vogliono mantenere, è un processo che non ha nulla a che vedere né con la biologia né con l'evoluzione, ma con un processo assolutamente culturale e sociale. Vogliamo mantenere il nostro sistema assolutamente monumentale di display legato ad un'elite specifica che sa scrivere. Noi abbiamo il potere della scrittura, voi no. Ed è il contesto del geroglifico cretese sicuramente, ed è il contesto del geroglifico anatolico isolato. Quindi questa iconicità persistente va spiegata nel microcontesto di creazione. E anche per le scritture secondarie, quelle in cui vediamo più creatività, in realtà vediamo una creatività solo formale. Vengono riadattati gli schemi di origine, ma c'è molto meno relativismo culturale di quello che si pensi, sia a livello strutturale che a livello di uso. Molto spesso le nuove scritture sono delle chiare dichiarazioni di identità da parte della cultura che le crea. Il sistema del ciclo minoico è assolutamente enfatico nel volersi distanziare dal contesto egeo e dalla linea. Quindi anche lì bisogna lavorare su dei modelli teoretici che arrivino a spiegare la creazione nel microcontesto di cui il fenomeno della scrittura è evidente.